Avete mai sentito parlare di filomuro e di porte nascoste? Non sto parlando di passaggi segreti, ma di soluzioni che tutti gli amanti del minimalismo adorano. Ciao a tutti, mi chiamo Letizia, sono ingegnere e designer e nel mio canale vi parlerò di design, soprattutto di interni e del verde. In questo video vi farò vedere 12 soluzioni cosiddette filo muro o filo parete o anche filo pavimento. Insomma, soluzioni che nascondono e integrano elementi d'arredo nell'ambiente in modo da renderlo il più pulito ed elegante possibile. Per questo sono soluzioni spesso utilizzate per lo stile minimalista, ma non solo. Alla fine del video vi farò anche vedere un mio progetto che ho realizzato per un loft in stile minimalista. Le porte sono sicuramente uno dei complementi d'arredo più conosciuti tra quelli cosiddetti filomuro. In che cosa consistono? Sono porte prive di telaio, prive di cornice quindi, e in pratica il risultato è come vedere solamente un taglio nel muro. Sono perfettamente a filo da un lato del muro, ovviamente dall'altro lato non potranno esserlo, per cui bisogna scegliere a seconda dell'ambiente in cui le volete collocare. Quale sarà il lato completamente a filo e quindi quasi completamente nascosto? Per non avere lo spigolo vivo dal lato della porta rientrante, esistono soluzioni come questa della marca Eclisse con taglio a 45 dello stipite. Ci sono poi soluzioni a filo muro che non sono completamente nascoste, ma che hanno dei dettagli decorativi o delle boiserie. Ci sono anche porte come queste della Scrigno che non hanno il traverso, ovvero che arrivano fino al soffitto senza interruzioni. Possono esserci anche porte filomuro a specchio, che si integrano in altri specchi e quindi sono completamente nascoste, oppure come queste che sembrano degli specchi sulla parete. In questo caso vedete anche che ci sono porte scorrevoli, che possono, grazie a un sistema che le porta in avanti una volta uscite completamente dalla parete, arrivare perfettamente a filo del muro. Ci sono anche porte poi a pivot come queste, che possono ruotare di 360 gradi. La seconda cosa più conosciuta sono le armadiature. Infatti siamo abbastanza abituati ad avere armadiature a muro completamente integrate e perfettamente su misura. Le armadiature a filo muro però sono proprio caratterizzate dall'assenza di qualsiasi sporgenza e dall'essere il più possibili invisibili. Possono servire per ripostigli, armadi, per nascondere elettrodomestici. In questo caso vedete un esempio in cui il battiscopa viene interrotto, però ad esempio per nasconderla completamente si poteva anche far proseguire il battiscopa lungo le ante. In questo caso abbiamo addirittura tutta una parete a guardaroba e la zona lavanderia completamente nascosta. Possiamo poi avere porte filo muro anche nel vano sottoscala. Ovviamente queste dovranno essere fatte completamente su misura. E perché non avere a filo muro anche i battiscopa? I battiscopa infatti hanno la funzione di tenere pulita la parete anche quando si va a pulire con una scopa o con un aspirapolvere. Ma perché devono sporgere? Possono essere tranquillamente integrati nella parete. Come vedete da queste immagini ci sono diversi marchi che in più integrano anche un LED di diversa grandezza che quindi compare al buio come una striscia luminosa che segue la parete. Questo può creare degli effetti molto belli in pilastri o colonne o ad esempio anche nelle scale. Una cosa a cui spesso non si pensa sono i cassonetti per le tapparelle avvolgibili. Sono però un accessorio particolarmente ingombrante e fastidioso da vedersi. E quindi perché non nascondere anche i cassonetti, lasciando però ovviamente la possibilità di ispezionarli? Esistono anche dei sistemi per nascondere completamente tende e teli per i proiettori. Sono sistemi che vanno a incasso nel controsoffitto e
e permettono di nascondere completamente le tende a rullo o i pannelli. Possono essere anche integrati non nel controsoffitto, ma all'interno del muro in cui viene installata la finestra. In questo caso vedete come diventa più pulita una zona riunioni con i pannelli completamente a scomparsa. Anche qui guardate che pulizia delle linee si ha. Altri elementi che possono essere a filo muro sono prese e interruttori. Ad esempio questi della marca Eclectis sono completamente a scomparsa e hanno anche un pannellino che va a coprire le prese. Anche la marca Litos ha fatto delle prese e degli interruttori a filo muro. Guardate quanto sono minimalisti ed eleganti. Ci possono essere poi interruttori che sono anche completamente touch, oppure interruttori con integrati dei LED per poterli vedere anche se sono praticamente nascosti nel muro. Anche i vani tecnici possono essere nascosti, quindi botole a soffitto, botole a parete, vari vani per ispezionare l'impianto elettrico, ad esempio scatole di derivazione, o vani nel controsoffitto per poter ad esempio ispezionare l'impianto di ventilazione meccanica, vani che vanno a racchiudere la caldaia, i quadri elettrici. Ci sono svariate possibilità. Anche i ventil convettori possono essere nascosti. Esistono sia dei vani che ad esempio questo ventil convettore completamente integrato nella parete di Sabiana. Ora passiamo invece al filo pavimento, i piatti doccia. Esistono tantissimi piatti doccia a filo pavimento di diversi materiali e che hanno spessori talmente bassi per cui possono essere incassati nel pavimento rimanendo poi a filo. Come vedete ci sono diverse marche che li propongono e si possono ottenere diversi effetti. Si può avere anche il piano che inizia a filo pavimento e poi si abbassa per contenere l'acqua e non farla andare all'esterno del piatto doccia. Oppure può semplicemente rimanere tutto a filo, il più pulito e lineare possibile. È molto bello ad esempio anche questo piatto doccia completamente in tech della Moab 80. Per avere ancora più pulizia rispetto ad un piatto doccia a filo pavimento, si può direttamente eliminare il piatto doccia a filo pavimento con sistemi che vanno incassati nel massetto e che possono essere poi ricoperti dal pavimento. Ma ora passiamo agli accessori. Ad esempio ho scovato una linea di accessori bagno della marca Inda. La linea si chiama My Secret, non a caso, e sono tutti accessori da incassare nel muro che vanno completamente a filo con la parete e che nascondono i vari accessori da bagno. Esistono poi anche delle nicchie col telaio praticamente invisibile, come questa della Bernstein. Un'altra nicchia che trovo elegantissima e bellissima, che può essere anche illuminata, è la ombra di Antonio Lupi. Come vedete, la nicchia prosegue anche in basso dietro alla parete e quindi gli accessori vengono quasi nascosti. Anche per l'illuminazione esistono degli accessori completamente a filo muro. Ad esempio questa lampada molto bella della marca Panzeri, che si chiama Al Decimo, è una lampada che può sporgere rispetto alla parete, ma spingendola può anche essere incassata a filo muro. Un'altra tipologia di illuminazione a filo parete sono i LED. In particolare, ad esempio, vi faccio vedere questo LED della Essential LED, che è fatto in modo da essere completamente a filo parete, quindi col profilo della strip LED che non sporge.
Anche le vetrate possono essere a filo parete. Si può avere quindi il telaio il più ridotto possibile, che praticamente svanisce nella parete, salvo ovviamente le finestre che dovranno essere apribili. E come vedete, il risultato è una linea pura ed essenziale, e le vetrate, tra l'altro, in questo modo possono accogliere tutta la luce possibile dall'apertura. Io le trovo veramente belle ed eleganti. E ora siamo arrivati al mio progetto, un loft in stile minimal, dalla superficie ridottissima, che però per fortuna era molto alto, per cui ho suddiviso in due livelli, facendo una zona notte con un'ampia armadiatura e una zona giorno, dove ho adottato degli accessori a filo parete un po' particolari. Come potete vedere, nella zona cucina e salotto lo spazio a disposizione era veramente molto ridotto, per cui ho inserito degli arredi che vanno a nascondersi completamente nella parete. Sto parlando delle sedie e del tavolo del marchio Ambivalence, che vedete nascosti perché intravedete solamente i tagli sulla parete e che possono essere poi tolti dal muro e aperti. Gli accessori di Ambivalence possono essere venduti da verniciare o con diverse finiture, quasi come se fossero dei quadri da appendere alle pareti o delle fotografie. Li trovo veramente molto particolari e, come ho fatto io incassandoli nella parete, diventano degli accessori invisibili e molto eleganti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Per qualsiasi dubbio su questo video o se volete che vi parli di qualche argomento in particolar modo in uno dei prossimi video, scrivetemi pure. Se vi piacciono i miei video, mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!